Allora, buonasera cari non telespettatori, sto storto, Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisalide, il keeper di questo lercio canale, Batman Arkham Knight. Iniziamo. E via. Facciamo che non vogliamo saperlo, eh? È in mood, beh. Hai perso, cavaliere. Non ancora. Il tuo dominio su Gotham, il tuo lungo regno di paura, ora è tutto mio. È tutta Gotham, è tua? Sei un po' avido? È stato ha fatto il suo percorso. No, non devi entrare nella macchina. Il blindato mi condurranno da Barbara. Posso usare lo scanner della Batmobile per seguirle. Eravamo rimasti che dobbiamo andare a a nella scena del crimine. Lo vedi? Ah no, devo prima... Ah ok, sì, adesso devo inseguire la macchina fino al luogo dello schianto. Com'è il... Come cacchierola... Ah, giusto, con su. Ma no, sto gioco c'ha 3000 combinazioni di pulsanti, oh. Alfred, voglio il nome del cavaliere di Arkham. Anch'io, signorino Bruce. Presumo abbia scelto quel titolo per un motivo. Da dove suggerisce di iniziare? Arkham City. Consulta i file di ogni detenuto che è stato rilasciato dopo la morte di Hugo Strange. E Alfred? Sir? Sapevano di Barbara. Attiva i protocolli di sicurezza della Batcaverna. Non abbassare la guardia. Batman o Oracle? Ora ti importa chi sono? Devi solo trovarmi. Ma Gotham è grande e c'è un esercito che ci divide. Sono pronto per... Ok, questa è la side quest dell'eminente uomo. Ovviamente non l'andremo a fare. La milizia ha schierato un dispositivo. Ha scavato a fondo nella strada. Sì, lo vedo. Dispiegano dispositivi simili in tutta la città. Indago subito. Da usare il volante a forma di pipistrello, ovviamente, vabbè. Prima devo esaminare il dispositivo. Potrebbe essere una bomba. E quindi lo devo esaminare a piedi? No, non volevo entrare in macchina! Non credevo di vedere due facce in Minguino alle... No, niente, continuerò. Vedremo quanto durerà. Su una cosa non ho dubbi, non sarebbe mai successo a Intervigio. È una bomba, Alfred. Ed è molto corazzata. Oh cielo! In tal caso, sir, non sarebbe prudente allontanarsi un tantino? Sì, in effetti, ti stai praticamente mettendo in faccia alla morte. Colpirò con tutti i virus che ho. Concluso l'hacking, ne esporrò il nucleo e la disinnescherò con un'esplosione controllata. Bene, sir. Però l'avviso che la milizia ha già schierato un plotone di blindati a controllo remoto per fermarla. Impossibile. Sir, il caricamento del virus ha reso instabile il dispositivo. Se si allontana troppo e perde la connessione, raderà al suolo tutto nel raggio di 10 isolati. Ma che carino! Sta cercando di disinnescare il dispositivo come previsto. Se quella scritta si leva dalle palle, magari posso combattere, grazie. Concordo, lo inchioderò. Anche senza cordo, va bene uguale. Vaffanculo, Anto. Hai la mira di un bradipo. Rattler colpito. Ha un drone. Molteplici droni inattivi. Che diavolo è stato? Esta. La sua capacità di attacco simultaneo. Sta ceppa. Che danneggiato, vaffanculo. Mi sono fatto colpire dall'ultimo Rattler, mannaggia.
Che pirla che so. Unità di Coldron distrutta. La carica della bomba è esposta. Col verricello elettrico potrei causare un'esplosione controllata. Se ricordo, l'avviso è stato trasmesso pubblicamente. Immagino che il cavaliere di Arkham voglia scoraggiare interventi esterni. Se ricordo bene, alla fine di questa side quest delle mine dovrebbe esserci il boss di Deathstroke. Se ricordo bene, però è comunque una side quest. Aia, che botta! Non andremo a farla perché non dobbiamo cercare di fare la quest principale. Quindi, Alfred. La pista del cavaliere porta a Miagani Island. Abbassa il Mercy Bridge. Non posso, sir. Siamo chiusi fuori. Devono essersi collegati al sistema di controllo dei trasporti. Trovami il loro punto d'accesso. Bene. Analizzando il traffico di rete, si direbbe tutto reindirizzato verso Grand Avenue Station. Allora è lì che saranno. Ci vado a piedi e acquisisco il punto d'accesso. Ti contatterò quando potrai abbassare il ponte. Sia prudente. Miagani Island è brulica di droni e truppe della milizia. E capirei fino a mo' che ho fatto. La festa di Halloween. Ascoltatemi, patrogliamo i punti, ma Batman troverà una soluzione. State allerta, sorvegliate il cielo. Cavaliere di Arkham attende la tua morte, Ma perché ne vogliono tutti morto? Quanto sono noiosi, Allora, credo di dover andare più su. No, il contrario, devo andare giù. La stazione pullula dei miliziani del cavaliere di Arkham. Devo neutralizzarli e trovare la via d'accesso che usano per inserirsi nella rete dei trasporti. Con un taser. Bene, ci sarà utile. Sono Batman. So che verrà. Il cavaliere di Arkham ha rapito un suo amico. Abbiamo il drone. E lì mi farei morire di infarto prima o poi. Se Batman accede a quel terminale, non so cosa ci faranno Crane e il cavaliere di Arkham. Allora, cosa è successo? Questo è un cecchino e lo facciamo dentro, facciamo fuori. Ecco cos'è successo. Sfortunatamente non posso vedere quanti sono perché la mia schermata lo copre. Lo sai che sono sensibile ai rumori. A quello regge il drone. Dai. Tutto ok? No. Magari è scarico. Caricatelo. Dai, sempre con quell'angolino. Oddio, niente, mo se so riuniti tutti allo stesso punto. Ehi, cosa ti è successo? Di colpo è cambiata la musica, non capisco perché. Che faccio così? A me non ho fatti fuori un paio. Sto giusto chiedendo quando avresti provato questo trucco. Nessuno resti da solo. Lavorate in coppia e trovatelo. Io lavoro sempre da solo.
Se perdi il controllo cambia joypad e magari funziona meglio. Cioè, come ha fatto a non... Ce l'avevo davanti... Cioè, vabbè. Cioè, adesso che me lo doveva vedere non mi ha visto. Vabbè. Niente, un totale rimbambito. Gli uomini del Cavaliere di Arkham sono sistemati. Posso usare il loro terminale per abbassare i ponti. Il terminale è terminato, quindi magari... Questo non è il lavoro di Barbara? Oh già, mi divertivo così tanto che mi sono scordato. Non crederai mica che il vecchio Jim ti perdonerà se la salverai, vero? È uno che serba rancore. Lo so bene. Alfred, ho riattivato i comandi del ponte. Magnifico, sto riavviando Aurora alla rete. Lascia perdere, Crane. È il momento di affrontare la tua vera nemesi, Batman. Rieccolo. Cielo, è davvero che penso io? Sì. Enigma. Contattami quando sei pronto con il... Edward Enigma. In alcune versioni si chiama Edward Nashton. Eddie, tesoro, mi hai confuso con Robin. Io e il ragazzone non siamo così amici. Oh, io lo so, io lo so. È per via di quando accadrà la sua amichetta femmina se non arrivando in tempo. Sconcorso, sbalordito. Non te l'aspettavi, vero? È perché non puoi competere con me, Edward Enigma, l'enigmista, nonché il tuo dominatore intellettuale. Ogni volta che sento sto doppiatore mi viene male. Mi hai umiliato. So che questa volta ti batterai, è assolutamente impossibile. Non puoi farcela, ho già vinto. Irriderò i tuoi tentativi di risolvere. Perché questo doppiatore è morto. È morto di recente, un paio d'anni fa più o meno. Madonna, quanto chiacchiera! Vieni all'orfanotrofio, detective. O lei morirà. Sì, meglio. Purtroppo l'ho preso... Ho preso male, ho fatto un'infrociata col rampino che... Ah, ci sarà pure rimasto qualcuno da rapinare a Gotham. O anche solo da picchiare. Sto andando al fonotrofio, giusto? Sì. Praticamente sto gioco è fatto così, cioè... La prima parte di ogni side quest te la fa fare in modo obbligatorio. Poi tu scegli se farla, cioè se continuarla o se concentrarti sulla quest principale, che è quello che faremo noi. Eccoci all'orfanotrofio e vediamo un po'. Ok, ho un indovinello, gente. Come lo chiamate uno che fa fuori? Sta zitto. Ciao Mid, buonasera. Accidenti, e poco non mi via. Mi chiami il presidente. È lei il presidente? Bene, allora so già tutto. Vediamo Batman, ci sta dando retro. L'enigmista Catwoman, dimmi perché. Perché secondo te? Nulla, lo giuro. L'ho solo legata e l'ho lasciata all'interno. Che cosa ha in mente, Enigma? Non ne ho idea. L'ho solo portata qui e ho nascosto alcuni di quei trofei in giro. Tutto qua, devi credermi. Certo. Au. Andiamo a salvare Catwoman. Eccola là.
No, no. È meglio che sia tu e che abbia anche una scusa pronta. Vabbè, non è invincibile, cioè, però cioè, diciamo che se la storia lo prevede, si deve catturare. Non ti muovere. Stai bene? Benissimo. Quale ragazza non sogna di fare da esca per il suo prode cavaliere oscuro? Ce ne andiamo. Mi sbaglio, gli hanno aumentato le tette? Ma io no. Ah, entrambi i concorrenti sono qui, finalmente. Stasera, gente, avremo enigmi a bizzeffe. Ma prima devo presentare i miei splendidi assistenti. Ah, sono stufo di dipendere da quelle poche e pessime larve che riesco a scrostare dall'agghiacciante e desolato ventre molto. Ah, sì? Non lo so. Perché affidarsi oh, mamma. Agli altri quando puoi postulare, pianificare, progettare e produrre tutto da solo? E poi mi spiegate dove ha trovato i soldi per costruire sta roba, ma vabbè, non... diciamo che non ci interessa e non vogliamo saperlo. Ah, qui c'è il bello che io in coppia, vai! Oh. E con questa cosa cambi personaggio. Ovviamente lo fai anche con altri personaggi, tipo Nightwing. E... tac! Finché dura, cavaliere oscuro. Ho in serbo per te qualcosa di più di una rissa. E Ale. No, che cavolo. Ma morite tutti quanti, per favore. Sì, è vero, l'hanno un po' stravolto come design. Qui l'Enigmist, è vero, sono un po' strano. Che ti sei divertito, Batman. Ma stanotte non sarà sempre così. Vedi, Batman, questo intimo e infido felino inferocito ha un collare nuovo di zecca. Per ogni sfida che completi, riceverai una piccola chiave. Se tutte le chiavi raccogli, il collare le togli. Se provi a fregarmi tu, la gattina farà boom. Non la posso sentire, se dopo dovrebbe via male. Batman, prendi quella tua spider a razzo e corri subito allo scalo ferroviario di Coldron. La mia prima prova ti attende. Ma magari è semplicemente invecchiato. Cioè, Batman comunque c'ha tipo 50 anni quasi, quindi non è che... Tornerò presto. Tornerai in un batter d'occhio. Quelli come Eddie mi lasciavano in pace prima che giocassi con Batman. Io continuo a dire che le hanno aumentato le tette. Poi vabbè. Allora... come stavo dicendo prima, sto gioco ti fa fare la prima parte di ogni singola side quest come queste principali e poi tu scegli. Devo forse sfoderare gli artigli? Mi sa che devi sfoderare qualcosa. No! Sì, tanto, meglio che non lo dici. Non farmi aspettare. E poi tu scegli se continuare la quest o no. Ho preso il controllo dei ponti. Ottimo lavoro. I ponti. Ti contatterò quando sarò in posizione sul Mercy Bridge. Batman, vecchio mio, questo sì che è un bel dilemma, non trovi? Salverai l'amica incompetente che si è fatta rapire oppure l'amica incompetente che si è fatta rapire? Io andrei a vedere l'ultima sfida mortale di Eddie, sono sicuro che si è dato molto da fare. Cominciate a pensare. E poi, vale la pena di salvare Barbara? Per metà l'ho già uccisa io. Inizio ad affezionarmi al fatto che Joker mi parli nella mente. Allora, noi ovviamente faremo la quest principale, però non posso andarci a piedi, quindi... devo andare di nuovo sul ponte per portare ah, è vero. L'automobile su Miagani Island. È vero, non posso perché la macchina l'ho lasciata sul ponte fermo, scusate. Allora, dov'è la Batmobile precisamente? Dove l'ho lasciata? Mi sa che non me lo fa vedere dov'è la Batmobile. Dovrò andarci. Dovrò mettermi in un punto tipo random e chiamarla. Ma adesso più che allucinazione è tipo l'assistente vocale di Batman, è tipo la sua Alexa. Ho il suo Google Nest. Quando è il cambio? Voglio andare a caccia di pipistrelli. Non fino a domattina. Ma perché andare a caccia di pipistrelli? Ma andatevi a fare una scopata, cioè. Mangiatevi un panetto di carbonara. Ma perché dovete dare la caccia a me? Perché sto ossessione?
Tanto poi vinco io, cioè, a sto punto lasciate perdere, cioè. Mangiatevi un piatto di carbonara che siamo tutti più felici. Voi mette? Se il nostro equipaggiamento è top di gamma, quello di Batman cos'è? Oltre la gamma? No, non è vero. Non sono invidioso. Sai che io sono un tipo tranquillo. Sì, esatto, in quel modo lì praticamente. La Batmobile non può muoversi in autonomia. In teoria sì, perché c'ho il telecomando. No, non si può muovere. Lasciamo perdere sto discorso, che io c'ho ancora l'incubo della carbonara di Gordon Ramsay. No, il punto è un altro. La Batmobile dove stracazzo è? Cioè, non... allora, neanche me la ricordo, tanta roba ci ha messo. Ci ha messo un soldo tipo le verdure, i piselli. Cioè, una cosa proprio. Cioè, letteralmente da volta a stomaco. È un incubo veramente a cielo aperto. Eccola, è questa, no? Torna a me. Sì, è questa qua. Però stranamente non mi ha messo. Non dire questa bestemmia. Ecco, l'ho detta. Lo so, beh, ti ho informata, no? Ah, è giusto, sì, perché io non gli ho. Non ho specificato se seguire o no la quest principale, ecco perché. Oh mamma mia, che è qua? Vabbè, ormai ci siamo, salviamo il pompiere. Ormai siamo qua, aia. Sì, ma non vedo un cacchio con sti. Cioè, guarda che gioco di merda. Come faccio a combattere se ci stanno gli alberi che mi coprono la visuale? Vabbè, mi hanno ammazzato praticamente, cioè mi hanno ucciso perché non si capisce niente. Ma mi puoi fare una cosa con che se vedono gli alberi che mi coprono? Ma che cavolo? Mi spiace, Batman. Ora è la nostra città. Ma non te ce mando solo perché non ne varrebbe il pene. La pena. Allora, devo rispecificare la quest principale. Oddio, com'era l'elenco delle quest? La Batmobile no. Non può muoversi in autonomia. No. Ecco l'elenco delle quest. No, non voglio l'addestramento. Combattimento Batmobile. No, queste non sono le quest. Questa è la quest principale. Mi dirigo al Mercy Bridge per seguire il veicolo del Cavaliere. 1500 metri. Ma che cazzo. Ci vorrà una vita a farla a piedi. No, però che palle. Mi fanno usare il potenziamento rampino perché vado in faccia al muro. E quello però è un cazzo di drone, devo starci attento. Però che qui l'ottimismo è proprio vola, l'ottimismo è proprio di casa. Certo. Sono scappati. Le strade sono nostre. Neanche gli agenti vogliono affrontarci. Attenzione, Batman! Oddio, ma quanti so? Fortuna che devo fare solo la quest principale. Lì dove c'è quella statua c'era un trofeo dell'enigmista che era un dito al culo prenderlo. Stava in una posizione di merda. Era più dietro, mi sa, sì, mi sa anche a me. Al diavolo gli ordini. Se vuoi sapere che ore sono e sei dritto davanti ad uno stramaledetto mega orologio, lo guardi. Perché non mi ha fatto il potenziamento rampino? Guarda, mo finisco direttamente nell'acqua e faccio un plof che non finisce più, guarda, eh. Ma vabbè, lo sappiamo come sono fatti gli americani, non sanno magnà. Cioè, c'è poco da dire. Non sanno magnà.
Cioè, basti pensare che se vai al McDonald's il loro menù piccolo corrisponde al nostro menù medio. Quindi, ah, oh, ecco la Batmobile. Alfred, sono sul ponte. Un attimo, sir. Un attimo, sir. Devo avvertirla che c'è una considerevole presenza di miliziani più avanti. Ricevuto. Sono riuscito ad accedere ai file ai quali Miss Gordon stava lavorando prima di essere rapita. Avrebbe trovato il punto debole dei droni, sir. Un colpo diretto con il cannone Vulcan contro i sensori dovrebbe distruggerli in un colpo solo. Sergente, appunto, quindi pensa quanto... Mamba? Dov'è l'ultimo? Guarda questo dove stava. Cavaliere, mi ricevi? Difese sfondate, si dirige a Miagani Island. Allora, è un po' diverso. Sul Burger King sono d'accordo. Cioè, lo preferisco anch'io al Mac e Burger King. L'Old Wild West è già diverso, perché quello è proprio una panineria, cioè non è... è molto più... infatti fa solo panini, e cazzo se sono buoni. Però là, ripeto, è più che altro sono solo panini. Panini, cioè sono panini molto più carichi. Cioè, l'Old Wild West è un ristorante, non è un fast food, quindi è un po' diversa la cosa. Quando hanno chiuso Arkham City, è sparita nel nulla. Mi manca andare sia all'Old Wild West che al... che chiama? Al Burger King. No, vabbè, cioè... tu vuoi vomitare, non puoi mettere il parmigiano sulla pasta col pesce, cioè veramente tu non... cioè non hai il senso del pudore proprio. Oh, ci andiamo sicuri, perfetto. Però c'è un altro posto prima dove vogliamo andare. Cioè dove voglio che andiamo. Te ne ho già parlato. Tanto per loro siamo tutti spaghetti e mandolino, quindi spaghetti, mandolino e pizza. Sì, ma non puoi, cioè se fai una cosa del genere sei un criminale. Non puoi usare la pasta, non puoi usare il parmigiano sulla pasta col pesce, cioè sei un... a proposito di pesce, torni subito. Scusate. Beh, l'ho liquidato, però non è che... l'ho liquidato ma non l'ho bagnato, ecco. Drone colpito! Rattler offline! Mi piacerebbe sapere dove trovano tutti sti soldi per costruire tutte ste attrezzature. Ma forse perché lo sono. Ce ne sta ancora qualcuno, eccolo lì. Ehi! Il drone a Kingston è a terra. No, ma è terrificante. Cioè, io non... questo è un crimine contro l'umanità. Cioè, io in America non ci potrei vivere, solo per questo. Cioè, meglio il Giappone, almeno il Giappone c'hanno i loro piatti e non cercano di copiare i nostri. È addestrato. È disciplinato. Si vede quanto è addestrato. Chi è che mi ha sparato una pallottola nel culo? Vaffanculo. Schiatte. Niente. M'hanno pizzicato e me... m'hanno pizzicato e mi tocca farli fuori. Critical hit. Credo che il colpo critico lo abbiano modificato dall'ultima volta. È un po' più facile. Bersaglio Alfa
Mi sembra che lo abbiano modificato il colpo critico, mi sembra un po' più facile. Me lo sono immaginato, tutto qui. Incatenerebbe un cadavere. È mostro! Attacco, signore! Guarda dove cazzo sta. Rattler colpito. La corazza rete. Ma ha colpito pure a me, porca ebola. Il bersaglio Alfa ha distrutto il drone a Kingston. Ok. Ah, mi lasciate in pace 5 minuti. Quanto rompete i coglioni? Basta un po'. Andate a fare una vacanza. Fategliela pagare. Che ve pago? Io c'ho una lira, che siete scemi? Ciao. Buonasera alla nostra T85, la nostra VIP. Dovrei connettermi a breve, sir. Si aspetti un po' di resistenza, sir. Ancora. Ancora è persistenza di così. Io. Settore nord, Miagani Island. Se si è perso andate a cercare. Che ho cercato qua. Ah. Hanno sfondato la corazza del Mamba. È bello sfondare la corazza. Tanto ve pio, beccatevi sta botta de. Sta botta de culo. Tu che spari missili mi hai scassato il cazzo. Mamma mia che. Ragazzi, scusate un secondo, adesso vi leggo, sto finendo di. Ecco appunto. Batman ha liquidato un drone! Ma io non liquido! Io non liquido! Cioè, non piacciono le cose liquide. Cioè, dipende. Alcune cose sì. Perché l'hanno chiamato Mamba? Cioè, che cacchio di nome, vabbè. Ho perso un drone Mamba. E vado a cercare. Cioè, c'ho talmente tante righe che porca. Cioè, mi sembra di stare in mezzo ad un'espressione di matematica con tutte ste righe. Ma siete degli idioti. Aia che botta. Mi stanno letteralmente facendo il culo a strisce. Ok, recuperiamo un po' di messaggi. La carica della bomba è esposta. Col verricello elettrico potrei causare un'esplosione controllata. Che corazze sfondi? Le corazze dei Mamba. Le corazze dei Mamba. Allora, lancio il verricello e. Congratulazioni, sir. Bomba distrutta. Con ogni battaglia mi mostri qualcosa di più. Quando ci incontreremo non ti resterà niente. Bla bla bla, le solite minacce da cattivo. Noiose e scontate. Ok, ci siamo. Siamo arrivati. Ricordo perfettamente che si è scontrato qui e deve esaminare la scena del crimine.
L'auto è vuota. Il cavaliere di Arkham deve aver portato Oracle altrove. Avrà lasciato qualche traccia. Devo esaminare il veicolo più da vicino. Più vicino da così. Scansione. Allora. Ha sbandato in una strada vuota. Perché? A quanto volare. Pare la gente non indossava la cintura. Volare. Devo trovare il corpo. Troviamo sto corpo. Gli ha fatto fare un volo di tipo 25 metri. Tracce di spray al pepe sul lato destro del viso del conducente. Oracle probabilmente era sul sedile del passeggero e ha provocato l'incidente. Furba, devo controllare la zona in cui era seduta. Quindi l'ha fatto con lo spray al peperoncino? Fregna. Cioè, a nessuno gli è venuto in mente di perquisirla. Siete un branco di deficienti. Cioè, rapite qualcuno, qualcuno come Oracle, e non mi viene in mente di perquisirla. Complimenti. Sono Batman. Esatto, sono sempre Batman. Le tette di Catwoman? Sì, può darsi. Allora... Allora, devo... No, non era quello che intendevo. La porta è stata divalta nello schianto. Se riuscissi a ritrovarla, potrei ricostruire esattamente l'accaduto. Ah no, questo è il paraurti, non è la porta. Ma la porta dove porta? Cioè... Ecco, adesso sono anche uno zoccolo. Ma lo zoccolo come? Cioè lo zoccolo di quello, quello della mamma di tanti anni fa? Oppure quelli un po' più leggeri, tipo sandali? Allora, dove... Ma la porta dove l'ha portata? Cioè, non, dove è la porta? Dove è stata portata la porta? Comunque non è una porta, è la portiera. Sì, guarda dove cazzo è andata! Cioè è andata praticamente da dentro, dalla parte opposta di Gotham. Guarda quanto cazzo è arrivata lontana qua la portiera. Cioè questa non è una scena di un crimine, è un gigante del crimine. Esatto. No, a me no, con me non usava quello, con me usava le mani, purtroppo. Rivelta di netto e cardini. La portiera si è aperta prima del momento. Oracle è uscita. Devo esaminare la ricostruzione. Localizzare dov'è atterrata. In realtà sono tipo 20 minuti che stiamo esaminando questa ricostruzione. Ecco Oracle. Oracle ha abbandonato il veicolo prima dell'impatto. In teoria non potrei sentire i versi della ricostruzione, Oracle, vabbè. Si è fermata qui. Qualcuno le ha sparato. Devo esaminare il punto d'impatto per trovare prove balistiche. Ma Dio mio, il zoccolo di legno, me lo ricordo, solo a pensiero ho paura. Allora, il punto d'impatto della pallottola, che non è la pallottola spuntata, è questo, credo. Sì. Ognuno c'ha le sue minacce. Credo sia il cavaliere di Arkham. Il calibro dell'arma corrisponde a quella del cavaliere di Arkham. Appunto. La traiettoria e la velocità d'impatto indicano che chi ha sparato è alto quanto lui. A questa distanza non poteva mancarlo. Un colpo d'avvertimento. Che sono sti gemiti?
Non mi tornano i conti. Oracle sapeva di non poter fuggire. Perché ha causato l'incidente? Deve aver lasciato un indizio. Infatti dovrebbe. Qua vicino dovrebbe esserci qualcosa che ha lasciato. Eccolo! No! Mi sa che ho visto. No, non ho visto. No, manco per il cazzo. No, che ho fatto? No, stavo notando che Oracle. Cioè, c'ha un sede rotto che non è niente male. Ma se sa. Cioè, è Barbara Gordon. Aspetta, mi sa che devo guardarlo da qua. Aspetta, no, qui finisce la registrazione. Quindi. Dovrebbe aver lasciato cadere qualcosa quando è stata raccolta. Ecco, ecco, vedi, quando ha fatto quel gesto ha lanciato qualcosa. E qua ci stava tipo bene la musica di CSI. Ovviamente. Signor Wayne. Lucius, Oracle mi ha lasciato questo scrambler sul luogo dello schianto. Decifra i dati così da localizzare il cavaliere di Arkham. La signorina Gordon era più adatta a queste cose. Vedrò cosa posso fare, ma credo che mi ci vorrà un po'. Ok, alla Wayne Tower quando sei pronto. Alfred, aggiornami sui ricercati di Gotham. Un istante, sir. Sì, questi sono due nuovi arrivi. È stata individuata una figura incappucciata su un tetto di Grand Avenue. Sembra che sia accanto a un simbolo di Batman in fiamme, sir. Ah, sì. Sarebbe opportuno stabilire se si tratti di un soggetto amico o nemico. Ho anche segnalazioni di un incendio alla stazione dei pompieri di Bristol. Pare che sia doloso, sir. L'elettricità è stata tagliata, disattivando il sistema antincendio. Forse dovrebbe indagare. Dovrebbe essere Firefly. Però mi pare che Firefly stava come boss nel... Sono Batman! Oddio! Dicevo, mi pare che Firefly come boss stava nell'Arkham Origins, quindi non so se sia lui. Allora, intanto andiamo... Dov'è la Batmobile? Andiamo intanto dove c'è... dunque, mi dimentico come sono le quest primarie, progressi complessivi... E bisogna dai! Bisogna trovare la rete di esplosivi della milizia. È perché lo fai nel punto... Sono diretto alla Wayne Tower. Se riusciamo a decifrare i protocolli di sicurezza del cavaliere di Arkham, riusciremo a rintracciare. Se crede di potersi nascondere solo, sta per ricevere una brutta sorpresa. Sono abituato alle brutte sorprese. Aia! Chi è? Purtroppo si sa che i droni non attaccano mai da soli. Io un po' meno. Fiancheggiamento. Fiancheggia spalla, fiancheggia bocca, bla 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 bla. Eccetera, eccetera. E schiattate. Si sono colpiti a vicenda. Ma possono farlo? Sul serio? Confermo, colpi multipli, passo. Si sono colpiti a vicenda. Presumo sia stato solo un caso, comunque. Cioè, non era una cosa che ho fatto di proposito. Mi è venuto a culo, giuro. Olè. E muori. Dovrebbe esserne rimasto solo uno. C'è dell'altro di servo per te. Cash, ho neutralizzato i droni del cavaliere di Arkham. Come faccio a divertirmi senza di voi, scusate? Miagani Island. Certamente, Batman. Grazie.
Scusate, non era mia impressione. Se hai qualche cosa da confessare, credo che sia il momento giusto. Andiamo. Cioè, guarda la Wind Tower quanto cazzo è alta. Ci vogliono 20 minuti per salirla tutta. Gentile a farmi visita, signor Wayne. Certo. Immagino non avesse. Dove è lì? Cosa? La decriptazione. Tutto decifrato. Ho inviato tutto. Ah, dice, come faccio a divertirmi senza di voi? Dite, non si può. Coordinate sul suo terminale. Grazie, Lucius. Cercando l'impronta vocale del cavaliere di Arkham, determinerò la fonte dell'ultima trasmissione. Questo è l'ufficio di Bruce Wayne. È grosso il doppio di casa mia. Sta continuamente a guardare il telefono. No, lo faccio per vedere l'ora. Perché non ho punti per vedere l'ora qua. Perché Alexa è coperta. Quindi. No. Ragazzi, sto guardando l'ora. La fate finire. Ma perché non. Nessuno si fida mai di quello che dico. Uffa. Ma devo farla qui sta cosa? Sì. Identità confermata. Buonasera, signor Wayne. Analisi forma d'onda attiva. No, con nessuno. Batman morirà stanotte. Ricerca impronta vocale nelle comunicazioni. Posizione verificata. Bene. Il cavaliere trasmette dalle gallerie di Niagani Island. Lieto d'essere d'aiuto, signor Wayne. Veramente non hai fatto un cazzo, però vabbè. Abbiamo sviluppato degli altri upgrade per la sua auto. Scusate. Ci dica in quali aree concentrare gli sforzi. Selezione upgrade della Batmobile, generatore per armamenti, virus CPU. Quale scegliamo? La scegliete voi. Cosa fa la scegliamo? Il generatore per armamenti o virus CPU? Le ho già le mie persone speciali, non me ne servono altre. Aspetta, sei ancora testardita con sta cosa, eh? Vai, scegliete su, quale scegliete? Cioè, scegliete per me, quale prendo? Egli dice virus, la nostra tesi cosa dice? Decisamente chi nasconde qualcosa. E virus sia. Ah, questo le piacerà. L'ho scritto io stesso quando ho visto cosa affrontava. Il virus drone penetra nei sistemi d'armamento dei blindati. Penetra. Puntino le unità amiche. No, non te ne andare, Ellie, dai. Non è vero che ti ho dato male. Ma ti ho appena detto che ce l'ho già le mie persone speciali. Cioè, era un complimento quello, eh. Era un complimento a te e alla nostra VIP che qua. Cioè, le mie persone speciali ce l'ho già. La contatterò appena sarà pronto. Se le dovesse servire qualcos'altro, mi trova qui tutta la notte. Dopotutto, anche volendo, non saprei come lasciare la città. Ok, mi do. Faccio finta di essere morto.